avventure di Masha. Masha, Dasha e il diamante. Ehi Dasha, sono proprio contenta che anche tu sia potuta venire nella casa di vacanze di nonna. Sì, anche io sono felice. Ehi, che ne dite di andare giù al fiume? Sì, dai! Ragazze, dove state andando? Portiamo Dasha giù al fiume. Ciao, ciao! Ok, mi raccomando, state attente! Wow, questo posto è davvero bello! Già, piace molto anche a me! E anche a me! Dai, giochiamo a rincorrerci! Ok! Dai, Masha! Fermati! Ai! Ho inciampato su un sasso, eccolo qui! È strano come sasso! Wow, come luccica! Fammi vedere! Ehi, ma questo è un diamante! Un diamante? Una volta ho letto su un libro che molto spesso si possono trovare dei diamanti vicino al fiume. E questo è bello grosso! Valgono milioni di euro! Questo significa che siamo ricche! Ricchissime! Milionarie! Evviva! Possiamo comprarci quello che vogliamo! Dobbiamo portarlo al sicuro, altrimenti potrebbero rubarcelo! Ok, andiamo a casa di nonna! Dobbiamo fare attenzione ai malintenzionati! Ah, ehi là, Masha! Anna, ciao! Salve, signor Jonathan! Ecco, per esempio, vedi quello? Ha un'aria sospetta. Ma è chi, signor Jonathan? Ma è il vicino della nonna! Lo conosciamo da tanto tempo! Masha, non ci si deve mai fidare di nessuno! Ok. Eccoci finalmente! Ehi, bambine, cosa state facendo? Niente! Noi entriamo in casa, Hanno un'aria sospetta. Già, chissà cosa nascondo. Dove potremmo nasconderlo? Nella nostra cameretta. Eccoci qui. Ehi, guardate la finestra! Lì dietro c'è qualcuno! Ehi, ma erano solo gli scarponcini da lavoro di nonna. Ops, hai rotto il vetro. E ora i ladri potranno entrare. Non credo, qui siamo al secondo piano, è alto. Masha, i ladri sono bravi arrampicatori, sai? L'unica cosa da fare è provare. Se ci riusciamo noi, sicuramente riusciranno anche loro. Ok, andiamo! Ai ai, che male! Ehi bambine, cosa state facendo lì? Volevamo solo provare se un ladro riusciva ad entrare dalla finestra. Vedi, abbiamo trovato questo diamante da 1 miliardo! Masha, fammi vedere. Ma questo è solo un pezzo di vetro. Cosa? Oh, che delusione! Già! Beh, invece a me non dispiace. La vita da miliardaria è troppo complicata per me.